Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi andremo a scoprire tutte le novità del nuovo iOS 12 Beta 3 rilasciato proprio ieri sera. Ma andiamo a scoprire insieme cosa c'è di nuovo. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Ed eccoci qua ragazzi, sono sul mio iPhone X e vi mostrerò ovviamente tutte le novità di questo nuovo iOS 12 Beta 3. Iniziamo intanto con la nuova build. Andiamo su impostazioni generali, info, dov'è info? Eccoci qua. Ed andiamo a vedere la nuova build, che è la versione 16A5318D. In questa schermata non vi sono altre modifiche, ma andiamo intanto a vedere altre novità. Vi dico subito che la nostra applicazione iAppZain risulta ovviamente essere compatibile al 100% con questa versione software. Vi ricordo anche che non si può fare ancora un calcolo medio della durata batteria, perché ovviamente si parla ancora di versioni beta, ma iniziamo a parlare di prestazioni, ragazzi. Andiamo a parlare di prestazioni, entriamo nell'articolo con tutte le novità di questa nuova beta ed andiamo a vedere cosa cambia in fattori di prestazioni CPU e di prestazioni GPU. Ed eccoci qua, abbiamo un single core di 4239 ed un multicore di 10322. Non ci sono praticamente tantissime modifiche rispetto alla versione precedente. Andiamo poi nella GPU e nella GPU ci sono delle modifiche. Passano da 14000 e qualcosa a 15022, diciamo un piccolo incremento, ma niente di che. Il file di installazione, come potete vedere, pesa 569,7 MB. Un aggiornamento davvero corposo. Ed infatti ci sono parecchie novità. Vi avviso che iPhone X non si è surriscaldato in maniera anomala ed eccessiva rispetto alle precedenti versioni beta. Ma intanto passiamo su iPad e vi faccio vedere la prima novità, che ovviamente ci mostra questo nuovo aggiornamento. Ed eccoci qua, siamo su iPad Pro ed andiamo a cercare l'applicazione Memo Vocali, perché ragazzi è stata modificata. L'applicazione adesso ha una grafica veramente più ampia. Un attimo che allargo leggermente l'inquadratura e come possiamo vedere, quando iniziamo a registrare la grafica ovviamente prende tutto lo schermo. E devo dire che ragazzi questa novità mi piace parecchio, perché rende molto più fruibile un'intera applicazione. Ma entrando poi all'interno della sezione batteria troviamo un'altra differenza, ovvero adesso il sistema ci identifica il momento in cui attiviamo il risparmio energetico, cioè la frazione di tempo nella quale ovviamente abilitiamo il risparmio energetico, che verrà selezionato e comunque mostrato in giallo rispetto al classico verde. Una delle novità però che a me piace di più di questo nuovo aggiornamento è la possibilità di avere delle notifiche veramente più compatte. Mi spiego meglio. Abbiamo in questo momento una notifica di iAppZain. Se noi facciamo uno swipe verso sinistra, come possiamo vedere ragazzi, le notifiche vengono snellite. Prima i bottoni gestisci, visualizza ed elimina erano molto più larghi e adesso invece sono molto più alti. E questa è una cosa molto positiva, perché riusciamo a tappare decisamente meglio questa notifica. Sempre per quanto riguarda la sezione notifiche, adesso ragazzi abbiamo due altre novità. La prima è che premendo sulla X con il 3D Touch possiamo eliminare tutte le notifiche, ma tra l'altro ragazzi la velocità con la quale si attiva questa funzionalità del 3D Touch è davvero spettacolare ragazzi, cioè non so se state vedendo. Stessa cosa se vogliamo ovviamente abilitare una notifica con il 3D Touch e rispondere velocemente, adesso è tutto praticamente immediato. Altra novità all'interno della sezione delle notifiche, adesso è possibile come su iOS 11 fare uno swipe completo per poter eliminare la notifica in modo permanente. Andando all'interno dell'app foto sono state rimosse tutte le inutili sezioni che adesso si possono contare sulle dita di una mano. Abbiamo video, selfie, live foto, ritratto e distanza. Prima avevamo tantissime altre sezioni, Apple ha snellito questa sezione e adesso ci sono meno album. Come vi mostro ragazzi in questo screen, la nuova versione dell'applicazione Mappe, che ovviamente verrà rinnovata completamente con iOS 12, appare in alcune città, come ad esempio San Francisco. E adesso indica anche alberi, vegetazione e comunque ha una precisione e un'accuratezza decisamente più ampia. Tra l'altro è stato corretto il bug che impediva il funzionamento del GPS sull'app Mappe e ovviamente su tutte le applicazioni di terze parti, e quindi è finalmente possibile utilizzare il GPS ed il navigatore su questa beta. È stato anche corretto un bug che metteva in automatico la prima lettera in minuscolo quando scrivevamo un messaggio di testo ad app di terze parti. Mi spiego meglio. Ad esempio, voglio inviare un messaggio su WhatsApp a mia madre. Come possiamo vedere, adesso viene abilitata in automatico la prima lettera maiuscolo, mentre prima, ad esempio, il bug
non permetteva di abilitare in automatico come prima parola e quindi come prima lettera da digitare la lettera maiuscola, cioè risultava essere disabilitata. È stata modificata anche un'altra impostazione. In pratica, se noi andiamo ad esempio sulla sezione sfondo, scegliamo uno sfondo statico, in questo caso lo mettiamo ovviamente in modo statico, lo selezioniamo per entrambi gli sfondi, quindi lock screen ed home screen, in automatico lo sfondo, voi non potete vederlo perché non c'è un vero e proprio confronto qui, ma lo sfondo viene leggermente scurito rispetto alla versione precedente. Non si sa se è un bug, non si sa se è una novità, però in effetti c'è su questa versione beta. Altra novità, quando blocchiamo lo schermo, il tempo che ci impiega per bloccare lo schermo sembrerebbe essere leggermente incrementato, di qualche millesimo di secondo, ma queste sono stupidaggini. Come possiamo vedere da questo screen è stata modificata la colorazione della notifica non disturbare, che adesso si distingue dallo sfondo in maniera veramente evidente. Andando sulla sezione del centro di controllo inerente al non disturbare, adesso è possibile abilitare il 3D Touch anche sulla sezione appunto non disturbare, sul toggle non disturbare, per un'ora fino a stasera o fino a quando non me ne vado da qui. Novità per quanto riguarda anche la creazione delle Memoji, che adesso ragazzi all'interno delle sezioni ci dà la possibilità di avere una diciamo grandezza più ampia di ogni sezione da selezionare. Mi spiego meglio: se noi scegliamo ad esempio un viso, un volto, dei capelli eccetera, notiamo che rispetto alla versione precedente ogni singola icona è leggermente più grande, in modo da farci tappare ampiamente, e questo secondo me è stato fatto anche in previsione del futuro iPhone con schermo più grande. Siamo all'interno dell'applicazione Note. Novità anche per questa applicazione: nella sezione per la condivisione adesso abbiamo la voce feedback scrittura a mano, che se premuto ci permette di selezionare ad Apple eventuali problemi o miglioramenti per questa sezione, ovvero per la scrittura a mano libera, sia ovviamente per iPhone sia ovviamente per iPad. Se adesso volessimo condividere una nostra fotografia, abbiamo una novità, ovvero nella sezione dedicata all'assegnazione a contatto l'icona è stata leggermente modificata. Se andiamo poi su impostazioni iCloud, vediamo che è stata aggiunta condividi la mia posizione. Zoom infatti su questa schermata e premendo su condividi la mia posizione possiamo ovviamente condividere la nostra posizione con familiari ed amici in una sezione completamente diversa. Prima era disponibile all'interno delle impostazioni di localizzazione, adesso è disponibile nelle impostazioni di iCloud. Come vi mostro in questo screen, quando si usano gli effetti di iMessage su FaceTime, adesso l'interfaccia viene rimpicciolita. Vi dico anche che è stato risolto il problema che mandava in crash FaceTime proprio quando si inviavano gli effetti di iMessage. Ma ragazzi, nuovo spoiler, perché come vi mostro in questo screen è stato abilitato all'interno di iPad con iOS 12 Beta 3 l'Avatar Kit, che ci permette di scoprire le prime animoji del futuro iPad X, confermando ovviamente l'arrivo di un iPad con il sensore True Depth per il riconoscimento facciale. Inoltre, come vi mostro in quest'altro screen, è stata scovata la configurazione iniziale sempre del Face ID per il futuro iPad X. Spostiamoci su iPad Pro ed andiamo a vedere una novità che intacca anche questo iPad. Quando ovviamente andiamo a visualizzare i tab che abbiamo in questo momento aperti, è stata aggiunta la sezione cerca. Possiamo cercare tra i vari pannelli. Se dovessimo avere ovviamente tantissimi pannelli aperti, questa è la soluzione perché ci permette di trovare un pannello ben preciso. Altra novità su iPad: se entriamo all'interno del multitasking, su iPad Pro di versioni leggermente più vecchie ma anche più nuove, è stato rimosso completamente il limite di apertura di applicazioni multitasking, che adesso non ha più limiti, cioè possiamo aprire infinite pagine all'interno del multitasking per poi ovviamente chiuderle una alla volta o tutte insieme come più ci piace. Ma c'è un'altra novità ragazzi per iPad che intacca anche iPhone. Adesso possiamo chiedere a Siri, ma farò anche un focus dedicato su questa novità, possiamo chiedere a Siri di trovare il nostro iPhone all'interno ovviamente della mappa, sfruttando ovviamente la localizzazione di iCloud, ed inoltre possiamo chiedere a Siri di far suonare il nostro iPhone, di emettere un suono per poterlo trovare. Mettiamo caso che in casa non riuscissimo a trovarlo in quel momento, iPad ci permetterà di farlo, oppure un altro nostro iPhone, e vi faccio vedere. Trova il mio iPhone X nelle vicinanze. Non ho trovato iPhone 10 di Mirko Punzio nelle vicinanze, vuoi che provi comunque a riprodurre un suono dal dispositivo? Ok, se io dovessi premere conferma, il mio iPhone suonerebbe se avesse la connessione in questo momento, che io non ho, perché ho disabilitato in questo caso la connessione della localizzazione. Ma comunque questa funzione ovviamente sarà approfondita in un focus dedicato. Altra novità ragazzi, all'interno della fotocamera, adesso quando registriamo un video, in questo caso, possiamo scendere con il centro di controllo o anche con il
centro notifiche per registrare video in maniera segreta. Infatti, se noi andiamo a fare uno swipe verso destra, il video continuerà a registrare, ma in modalità segreta, ragazzi. Cioè, possiamo utilizzare lo smartphone, ovviamente, ma in modalità segreta continuare a registrare. Io, come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito, arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Grazie a AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.